parliamo con il tecnico del Cittanova Fanello. Mister, buonasera. Buonasera a voi, ben ritrovati. Ben ritrovato. 0-0 con il Castrovillari, non si va a segno, non si supera questo ostacolo. Vabbè, è inutile sottolineare ancora una volta il solito problema che purtroppo è evidente, e forse davvero bisogna comunque cercare di trovare una soluzione dal punto di vista scaramantico, mister, non lo so, com'è andata oggi? Niente, abbiamo fatto una buona prestazione secondo me, potevamo passare in vantaggio, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, abbiamo preso il palo, il secondo tempo siamo stati pure poco lucidi negli ultimi metri, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni clamorose non sfruttate, quindi dobbiamo, se ci appelliamo alla fortuna e alla sfortuna però commetteremo un grande errore, sì. Dobbiamo fare meglio, siamo stati bravi nel produrre le occasioni, bravi nello sfruttarla appieno, però ai ragazzi si può dire poco o nulla perché è stata una settimana tribolata, abbiamo avuto parecchi ragazzi col virus influenzale, però nonostante ciò oggi qualcuno ha giocato addirittura con la febbre, quindi devo solo ringraziarli e lo farò per sempre, perché comunque non è da tutti dare la disponibilità nonostante le condizioni precarie di salute. Quindi la sostanza è che non si riesce a concretizzare sotto porto, ora a prescindere dal discorso fuori casa, dentro casa. No, se ne parliamo ancora di questa situazione di casa e dentro casa, secondo me diventa veramente un alibi, una scusante sciocca. Sì. Quindi, perché comunque bisogna fare il calcio è questo, non è che vai fuori casa e hai un atteggiamento e in casa ne hai un altro, assolutamente no. È solo una questione di dettagli, è solo una questione di centimetri. Tante volte Toto Crucitti ci ha tolto le castagne dal fuoco, oggi il rigore poi è un dettaglio, quindi sì. Piazzi il portiere, prendi il palo, che cosa è inutile che andiamo poi a discutere di questo. No, vabbè, i calci di rigore si sa come sì. Va bene così. Vincenzo, chiaramente no, non va benissimo, è chiaro. Ma è chiaro, anche che ieri, no? Chissà se va bene per lui quello che ha fatto al rigore ieri. Purtroppo capita, è vero. Soltanto del rigore sarebbe riduttivo, perché comunque. No, capita nel senso che poi magari il rigore ha tirato bene, prendi il palo, capisci? Ma no, perché anche il secondo tempo abbiamo avuto occasioni per fare gol, non siamo stati bravi. Sì, ma. Bravo, io penso che la politica che tu possa fare è quella dei piccoli passi, penso che sia importantissima per tirare fuori il Cittanova da questa situazione, perché poi a lungo andare, a lungo termine, come si dice, alla fine anche queste consecutività di avere dei risultati porteranno i suoi frutti, penso. Guarda, i saggi e chi di calcio se ne intende più di noi, a volte leggo e sento che dicono che quando non puoi vincere una partita l'importante è che tu non la perda, quindi diciamo che da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti, perché comunque poi sono quelle partite dove sei lì per vincerla, poi magari può capitare l'occasione che la perdi, la perdi, quindi l'importante poi quando non la riesci a vincere, l'importante poi è non perderla. Sì. Vabbè, però, diciamo che nella tua ottica questo equilibrio, razionalità e pragmatismo ce l'hai di tuo, insomma, ecco. Sì, però vorrei. Vabbè, so che vorresti vincere, ho capito, però discutiamo di quello che abbiamo, no? Sì, certo, hai ragione, è così. Settimana scorsa dicevi, no, che questo chiaramente era pure un argomento tra i ragazzi nello spogliatoio che tu sentivi ripetutamente, giustamente, no? È un tema che rimane tale, su cui bisogna cercare di non farlo pesare più del dovuto. Ecco, però i ragazzi. Ecco, io volevo capire a livello societario, certo. I tifosi, questo lo fanno pesare? No, non è. Allora, non è neanche farlo pesare, però è normale che il cittadino di Cittanova vorrebbe vedere la sua c'era in casa, quindi ci sta, no? Dal custode al presidente, sfatiamo questo tabù casalingo, ci sta, però dico forse allora proviamo a non parlare così vediamo se ci riusciamo. Sì. La mia non è più che altro una battuta. Sì. La mia è più che altro una battuta. Vabbè, prossimo si guarda avanti, dai, si giocate fuori casa, perciò pensiamo a questo Canicattì. Certo. Canicattì sì, che
18 punti in classifica, staccati di 4, ecco, sono, ogni gara sarà importante da qui in avanti, però alcune sono proprio veri e propri scontri diretti. Noi, il nostro percorso è iniziato che eravamo veramente messi maluccio, poi come dicevi bene tu settimana scorsa siamo stati bravi a rimanere aggrappati al gruppone che comunque lotterà fino alla fine per provare a salvarsi, quindi in questo siamo stati, abbiamo fatto già un passo in avanti, ora dobbiamo cercare di fare il possibile di rimanere aggrappati a queste numerose squadre che ci precedono, che comunque sono lì vicino a noi. Poi nel periodo diciamo natalizio vedremo di tirare un primo bilancio di quello che è stato, però sì, adesso abbiamo da preparare questa partita, sicuramente cercheremo di fare come sempre del nostro meglio a prescindere, scherzi a parte e battuta a parte, dal giocare fuori casa o in casa, ecco, quello cambia poco. Pure dal punto di vista mentale il periodo natalizio servirà in qualche modo, breve o ampio che sia questo spazio di questa pausa, ecco, che vivremo. Antonio, guarda, non possiamo permetterci di pensarci, noi abbiamo l'obiettivo di recuperare più energie possibile, soprattutto più calciatori possibili fino a martedì. Credo ai giocatori, a qualcuno di no, addirittura di non venire proprio martedì al campo, perché oggi sono stati, termine non è esagerato, sono stati eroici. Sì. Qualcuno è venuto a giocare con la febbre a 38, quindi addirittura. Cercheremo prima di tutto di recuperare energie e poi pensare a preparare la partita col Canicattì. Ma prima dobbiamo pensare a recuperare più energie possibili.